Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, vi do il benvenuto qui all'Università di Trieste con questa super mega meravigliosa vista mare e questo sole decisamente estivo per la terza puntata di Science and the City Young. Io sono Luisa Alessio, mi presento, sono una, mi occupo di comunicazione e divulgazione scientifica e ho il privilegio di accompagnare queste quattro serate dedicate alla scienza e alla prevenzione organizzate dai CGB in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste. Ringrazio voi che siete qui seduti in presenza, ma ringrazio anche chi ci sta seguendo via streaming, dalla pagina Facebook di CGB o dal sito internet sempre di CGB. Questa edizione di Science in the City fa parte di un progetto più, più ampio che si chiama Curiosa, eh, è un acronimo e vuol dire comunicare per crescere in salute. Curiosa è finanziato dalla Regione Frulli Venezia Giulia, viene promosso dal, dall'ICGB e in collaborazione con l'Università di Trieste. L'obiettivo di Curiosa è eh, raggiungere i giovani per promuovere stili di vita che consentano di fare prevenzione, eh, in particolare, ma non solo, mh, per le malattie cardiovascolari e i tumori. Dicevo promuovere, ma soprattutto coinvolgere, coinvolgere i giovani, coinvolgere eh, voi, coinvolgere tutti i, citt i cittadini, in queste tematiche scientifiche, proprio perché eh, quello che eh, è il dialogo tra scienza e società sia dialogo per davvero. E con questa idea sono nati questi quattro dialoghi scientifici, oggi siamo al terzo, e, e sempre con questa idea di dialogo, eh, per definire i quattro temi di questi, di questi giorni, abbiamo chiesto proprio a voi. Cosa vi interessava di più? Di cosa vorreste che noi parlava, parlassimo? Aiuto! <ride> e e l'abbiamo fatto con dei sondaggi, dei sondaggi online l'anno scorso, eh, in tutte le attività che eh, sono state promosse da Curiosa. Avete scelto bene, bravi, grazie del, del, degli spunti che ci avete dato. E, e lo spunto di oggi eh, si è tradotto in un titolo che non è in effetti molto misterioso perché fa capire abbastanza subito di cosa parleremo. Eh, il titolo della puntata di oggi è Che stress questo COVID? E prima di, di addentrarci nel cuore della, della serata, eh, i ringraziamenti sono doverosi, i ringraziamenti a. a a coloro che ci ospitano, quindi l'Università degli Studi di Trieste e ringraziamenti al nostro media partner che è Radio FVG, che è colui che, che ci accompagna e ci permette di, di comunicare con voi eh, a, questo, a proposito di queste giornate. Direi, bando alle ciance, dun, è giunto il momento di cominciare e visto che vi ho detto che vi coinvolgiamo, oggi vi coinvolgeremo in tutti i modi possibili e immaginabili, ma il primo modo in cui vi coinvolgiamo è un sondaggio che potete fare sia voi che siete qua che chi è a casa, basta che siate dotati di telefonino, quindi potete tirare fuori il vostro telefonino e se siete qui in presenza basta che inquadrate se si riesce a vedere, nonostante il sole, il QR code che sta nel, nello schermo, se non si riesce a leggere o se usate un computer dovete andare sulla piattaforma che si chiama sli.do. Sli e nel campo che compare dovete digitare la parola stress. Beh, bravi che fate anche voi, brava Serena. Sennò c'è il tuo ginocchio. Quindi. Aiuto, aiuto. La domanda che vi, che vi proponiamo è, secondo te lo stress ci fa veramente ammalare? Opzioni possibili? Sì, a me è successo. Forse sì, ma non mi è mai capitato. Assolutamente no, è una bagianata. Pensavo di no, ma la pandemia mi ha fatto ricredere. Mentre voi rispondete, io vi lascio un po' di tempo così raccogliamo le vostre opinioni. E, e io vi presento gli ospiti. Abbiamo un po' di ospiti in presenza, un po' di ospiti in assenza, no? Via streaming. Allora, eh, assieme a me per destreggiarci nel garbuglio di sentimenti che sono nati in quest'ultimo anno causa pandemia Covid-19, ci sono. Serena Zacchigna, professoressa associata dell'Università di Trieste e responsabile del laboratorio di biologia cardiovascolare di CGB. Il CGB è il centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologie di Trieste. Serena Zacchigna è anche capo del progetto Curiosa e che promuove questi dialoghi scientifici. E un poco più in là <ride> c'è Laura Pomicino che è psicologa e psicoterapeuta di Trieste. Nei giorni eh, scorsi era in presenza ma oggi e domani ci segue da Milano eh, in collegamento c'è Jacopo Saquegno che è un visual thinker, ossia un facilitatore grafico. Jacopo, ci sei? Sì, ci sono. Ciao a tutti, vi seguo da Milano. e Purtroppo non in una giornata bella come quella che c'è lì. Dovevi però... rimanere, allora. Va bene, grazie. Ci, ci, grazie. ci monitori, resti sì, con noi. Assolutamente giusto? sì. Per Ogni tanto ti per chiameremo in causa, va bene? Per vedere certo. cosa stai facendo. Io perché, rimango in condivisione, assolutamente. Perché cosa fa un visual thinker? Ve lo dico io intanto, comunque lo vedrete. Usa eh, immagini e parole e tutto il suo estro creativo per eh, fissare mh, su un supporto il, uh, gli spunti di questa, di questa serata. Il capolavoro che ne verrà fuori eh, è una cosa che si chiama mappa visuale ed è un'immagine appunto che raccoglie eh, i punti chiave della nostra chiacchierata. Ogni tanto lo, se si vede, li vedrete, sul, vedrete il, il frutto del suo lavoro, il proseguire del suo lavoro sullo schermo, ma questa mappa visuale poi alla fine la stamperemo e ve la distribuiremo per, perché la potrete portare a casa. Ovviamente la metteremo anche online per chi ci segue da casa. E per ingannare l'attesa nel mentre che aspettiamo la stampa, eh, vi abbiamo preparato per voi un piccolo aperitivo che ci darà anche l'occasione per continuare a fare quattro chiacchiere e a confrontarci su idee, esperienze, curiosità, eccetera. Ultima nota che vi do e poi eh, guardiamo cosa, come sono le risposte che è sentitevi, sentitevi liberi di commentare, fare domande, alzare la mano eh, sia dal vivo se non siate timidi sia da casa tramite la chat di Facebook oppure anche su sli.do c'è una, una sezione di Q&A cioè domande e risposte quindi potete scrivere anche là, insomma siamo a vostra disposizione. E, bene, commentiamo i risultati, vediamo se si vedono. Serena Zacchigna. Io intanto volevo, volevo ringraziare Laura e dire a tutti che sono molto contenta finalmente di eh, avere la possibilità di confrontarci di persona perché nella mia eh, carriera di medico eh, spesso mi è capitato di avere dei contatti con delle persone che avevano bisogno di un supporto psicologico e quindi eh, chiedevo ma conosci un bravo psicologo eh, e tutti quanti mi dicevano sempre a Trieste Laura Pomicino, quindi il punto di riferimento... E so, per, soprattutto per i giovani, e, poi, e abbiamo vabbè, portato racconte... un punto di riferimento racconterà... come creare un po' di stress, no? giusto perché così il mio stress aumenti. Ma perché non è da COVID questo? Quindi si può oggi. E poi quando eravamo più giovani di quanto siamo ora, correvamo anche assieme nella stessa società. Quindi è un, una, un doppio piacere poterci rivedere oggi. E questa domanda, questo, eh, ma lo stress ci fa malare veramente? È qualcosa che eh, io ce l'ho dentro da quando ho studiato medicina, non mi sono mai dato una risposta fino in fondo, e poi vabbè, è scoppiata la pandemia che ci ha aiutato a completare il titolo. Quindi eh, è una cosa condivisa da tutti, la maggior parte delle persone sono, sono convinte che eh, quando si è stressati ci sia male. Io come medico tendevo sempre a dire, ma no, sono bagianate, per cui quella è una bagianata, e era un'idea mia. Eh, ci, commentaci questo risultato. Io penso che uno dei, dei problemi principali sia che confondiamo il veramente, nel senso che eh, sembra come se il veramente voglia dire eh, causa di qualcosa di eh, come dire o è una cosa psicologica o è una cosa organica. Quindi o è soltanto stress e quindi solo sto un po' male oppure mi ammalo, ma allora basta lo stress per ammalarsi. In realtà lo stress, lo vedremo insieme, è qualcosa che altera il nostro funzionamento sia a livello psicologico sia anche a livello fisico. Quindi sì, hanno ragione Tutte le persone che hanno risposto di sì, anche 63%. ai quali è successo, alle quali è successo. E, e, abbastanza. E qualcuno ha cambiato idea dopo la pandemia, pochissimi però, quindi probabilmente altre esperienze stressanti prima ci avevano già convinto di questa cosa. Un per cento di assolutamente non immaginata Sono io. <ride> Va bene, non è, non è stato gettonato. Allora, eh, Laura, iniziamo a entrare un po' nel vivo, vivo dell'argomento. Forse per capire se ci fa malare dobbiamo prima capire che cos'è lo stress, come, come lo definiamo, come lo possiamo riconoscere se ci capita. Sì. Dicevo veramente perché appunto eh, nel mio campo io faccio la psicoterapeuta da tanti anni ormai e, e vedo quante volte osservo quante volte. Usiamo in modo un po' inappropriato dei termini che invece hanno una connotazione molto precisa, una definizione molto precisa. Provate a pensare: quante volte dite oggi sono proprio depresso o depressa, eh, oggi sono proprio stressato o stressata, eh, sono in ansia, per esempio? No? Per noi clinici, addetti ai, lavori, addetti ai lavori, vuol dire qualcosa di molto preciso, cioè per poter fare una diagnosi io devo avere determinati. Devo riconoscere in quella persona determinati sintomi, altrimenti non posso fare una diagnosi. Sintomi che, nella maggior parte dei casi, le persone che affermano di, essere, eh, di sentirsi depresso o di sentirsi in ansia spesso non hanno, cioè non, 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 li so, non, non riuscirebbero a soddisfarli. Allora, che cos'è lo stress? Lo stress è una risposta che il nostro organismo dà quando accade qualcosa all'interno o all'esterno di noi e ci dice: attenzione, sta cambiando qualcosa. Questa non è una cosa necessariamente negativa, anzi, se non fosse così, noi saremmo apatici, proprio non reagiremmo. In questo momento io ho un po' di stress, no? Dato dal fatto di attivazione. Sono arrivata qui alle 5:30 e mezza, dopo aver lavorato, una bellissima giornata di sole, iniziamo ad arrivare le persone, c'è un po', po di un attivazione. Culpato, diciamo, Qu Questa facciamo finto. finta di no, perché devo far finta di essere, sto immaginando di essere altrove, perché veramente no, è incredibile. Ne, resta con noi, non andare Resta qua, altrove. va bene. Ed è, è, è stato un po' stressante, no? Ma è uno stress che mi permette di rimanere qua sul pezzo, di riuscire a, a restare con voi, a cercare di essere il più chiara possibile per trasmettervi quello che ho voglia di condividere con voi. Se ovviamente, però, provate a pensare, io andassi in panico totale, quindi il mio stress, il mio livello di attivazione eccedesse, cioè andasse oltre le mie capacità di gestirlo, di rispondere allo stress, allora io probabilmente farei scena muta, inizierei a sudare, mi vedreste gocciolare non solo per il caldo, diventerei rossa o tremerei e non riuscirei a proferire parola. In quel caso diventa qualcosa di nocivo. Ovviamente, va da sé che tanto più grande è la fonte di stress e tanto più a lungo dura, tanto più è probabile che io abbia dei danni. Proviamo a pensare a una cosa molto molto banale. Voi oggi avete bevuto, immagino, no? costo sole, immagino che tutti acqua. voi e tutte voi. Sì, acqua, solo acqua. Ma nella giornata, e speriamo soltanto l'acqua. Nella sì, giornata. Sì, dai, una volta, facciamo okay. che una volta abbiate alzato un bicchiere o una bottiglietta d'acqua, vi sarà capitato oggi, giusto? Avrete sì. sollevato l'acqua? Sì. sì, dobbiamo fargli dire di sì. Sì, dite tutti insieme di sì. Ah no, <ride> sì, ok. Avete sollevato l'acqua, la bottiglietta o il bicchiere d'acqua, giusto? Fatica Zero, giusto? A meno che non abbiate qualcosa di incredibile di pesantezza, ok? Se quel bicchiere d'acqua voi l'aveste tenuto in mano per 10 minuti, perché nel frattempo vi sono venuti a chiedere qualcosa e voi volete tantissimo bere, ma <ride> dovete aspettare, già sentireste più fatica. Se quel bicchiere d'acqua lo l'aveste tenuto in mano per 24 ore, il vostro braccio a un certo punto sarebbe un pezzo staccato da voi, giusto? Perché sareste stanchissimi, sentireste una fatica immane. Ecco, l'effetto dello stress è questo. Cosa succede? Che qualche volta, anzi nella maggior parte dei casi, non è che... Gli eventi che capitano ci dicono: guarda, aspetta, che questa volta è una roba pesantona. Vi faccio un esempio concreto per rimanere sull'acqua. La prima volta che io, mio marito è romano, la prima volta che io sono andata, mi ha portato a casa dei suoi, della sua famiglia. Io non sapevo, ma tutti gli altri sapevano che c'era una brocca d'acqua che era trasparente, sottilissima, pesantissima, una roba incredibile. Nessuno mi ha detto niente. Io sono andato tutti fermi, nessuno beveva, voi immaginatevi 18 anni, ero lì, vabbè, prima o poi qualcuno prenderà da bere, prima o poi, insomma, a un certo punto gola secca, va bene, faccio per prendere, tutti a ridere perché provate a immaginare la scena, io faccio per tirare su ed era una roba pesantissima, tutti sono scoppiati a ridere, perché ovviamente era uno scherzo che mi avevano fatto, ma io non lo sapevo che quella, quella lì sarebbe stata così pesante, ok? Succede così, gli eventi che ci capitano sono improvvisi ed è questo che fa sì che spesso un evento potenzialmente stressogeno, cioè che causa stress, può eccedere la nostra capacità di rispondere. Però ti hanno dato da bere poi quella sera. Hanno riso tutti e non ho più bevuto. <ride> e ancora adesso, a distanza di 25 anni, ce la ricordiamo e mi prendono ancora in giro per quella volta perché ci sono cascata ovviamente. Poi cosa succede? De della pandemia hanno parlato tantissimo, no? Eh, ce, ce ne hanno parlato... Tanto da stressarci, non lo dico a caso, no? Penso che tutti noi abbiamo a un certo punto, troppo. vi è capitato, di aver, di aver voglia di dire basta, non ne voglio più sentir parlare, non ne voglio più sentir parlare. Ne hanno parlato così tanto senza però parlarne nel modo corretto molto spesso. Cos'è successo? La stessa fonte di informazione, lo stesso modo di parlare di questo è stata per noi fonte di stress. Tantissimo, perché ci ha invaso proprio, ci siamo sentiti pervasi da questa cosa, tanto che sembrava di non poter parlare più di nient'altro. Che differenza c'è però tra qualcosa che può essere definito stressante e qualcosa che invece è qualcosa di un po' più grave, qualcosa che traumatizza, cioè ci costituisce un punto di rottura tra un prima e un dopo, tra un momento precedente e un momento successivo. Allora. Non per tutti e per tutte gli stessi eventi le stesse cose che accadono sono stressanti. Se io adesso vi chiedessi qua di fare degli esempi di cose per voi significativamente stressanti, probabilmente fareste esempi diversi. Negli anni 60 avevano provato a fare una lista di questo ed era buffo, no? Perché è curioso perché in alto in alto associavano un punteggio, no? Più in alto era, più alto era il punteggio, più alto era il punteggio, la sommatoria dei punteggi, più alto era il livello di stress che la persona aveva. Curioso perché in cima c'erano eventi che tutti noi consideriamo stressanti, la morte di una persona cara, una malattia, eccetera, ma in mezzo c'era anche un matrimonio, per esempio. <ride> perché anche quello è una fonte di grande... Il trasloco. Perché quelli sono fonti di stress molto grandi. Perché non funzionava a quella scala? Perché non è uguale per tutti, No. Per qualcuno un matrimonio può essere effettivamente una fonte di stress enorme, per qualcun altro molto meno. Così come altri eventi più o meno grandi possono impattare in modo più o meno significativo nella vita di una persona. Quindi, ovviamente, alcune volte noi ci sentiamo sopraffatti, quindi invasi da questa cosa e sentiamo che non possiamo rispondere, altre volte, invece, questa, quello stesso evento anche alla stessa persona non provoca lo stesso effetto. Il covid è stato inatteso e oltre ad essere stato inatteso è qualcosa che dura da tantissimo tempo ed è incerto, nel senso che noi non sappiamo quando usciremo da questa situazione. Siamo qui, siamo all'aperto, siamo tornati a vederci, siamo, siete con le mascherine. Non sappiamo ancora quando riuscirà a finire tutto questo. Questa cosa ha prodotto dei danni molto grandi, soprattutto, prima Serena diceva io mi occupo di ragazze e ragazze. In questo momento io ho tantissimi ragazzi e tantissime ragazze, a dire il vero più ragazze. Più evidentemente, femmine. forse su questo dobbiamo farci qualche domanda, no? Sul perché. Eh. Secondo voi perché? Secondo voi come mai più ragazze che ragazzi vengono a chiedere aiuto? Cosa succede che ostacola il fatto di poter chiedere aiuto se sono un ragazzo? Dato che i dati, le ricerche ci dicono che sia ragazze che ragazze stanno subendo in modo veramente forte l'impatto di, di questa. Pandemia di questo evento cosa può ostacolare secondo voi? Vai. Ok. Quindi tu infatti dici, ha parlato una ragazza? Infatti ha parlato Comunque, una aspetta, ragazza, e adesso ci detto. vuole per contraltare un ragazzo che faccia del bilanciamento. Comunque, ha detto che, che le ragazze sono più propense a esprimere delle emozioni dei ragazzi così anche chi ci segue a casa ha sentito. Quindi ripetiamo bene. Ho ricevuto. Vai, un'altra ragazza. Ok, quindi tra Luca, per, per, per chi è a casa, sintetizzo, vediamo se sintetizzo in modo corretto. Quindi, siamo più abituate a stare insieme e a condividere, insieme ad altre persone, quindi anche altre, altre donne, ma eh, insieme in generale, quello che sentiamo. Giusto? Questo era un po' il senso. Mm -hmm. Quindi stiamo dicendo tutto quello che c'è. Vai! Ti, ti portano un microfono così ci ti sentiamo tutti e non serve che ripetiamo e non lo sentiamo puoi tenere in mano cose... ma ci puoi ah, parlare ah, ok metto anche la mascherina sì. Facciamo così. allora intendevo appunto una, un idealismo del maschio specialmente giovanile come una persona che non ha bisogno di aiuto e quindi essere giudicato come una persona che non è forte giusto Penso che sia una delle principali. tutte sono corrette, come penso che tutte queste compongano il puzzle che risponde alla domanda. Però è curioso, no? Quello che dici è assolutamente pertinente, nel senso che noi sappiamo i dati di ricerca hanno fatto in quest'ultimo anno a livello italiano, ma anche internazionale hanno fatto moltissime ricerche per indagare, per quantificare, cioè tradurre in numero la portata di questo evento sulla salute psicologica dei ragazzi e ragazze e c'è stato un aumento importantissimo di eh, sintomi d'ansia, di sintomi depressivi, di tentativi di suicidio, di comportamenti autolesionistici, di disturbi alimentari. Di cui so parleremo riparano, domani, ecco, sottotitolo. Quindi veramente tanto, e questo tra maschi e femmine. Però, per esempio, nel mio studio, un piccolo osservatorio, ma condiviso con, con altre colleghe e colleghi. Ragazzi sono arrivati molto molto meno. Penso che uno dei motivi principali siano i vostri motivi, ma uno dei, dei principali sia proprio questo: la, la difficoltà di chiedere aiuto, no? la minore ehm, propensione a farlo, perché se, tutti facciamo fatica a chiedere aiuto, eh, maschi e femmine. Però diciamo così che è più socialmente accettabile che una donna riconosca una difficoltà e la esprima e chieda aiuto, piuttosto che un uomo. Questo è un grandissimo limite, mi permetto di dire, per uomini e donne. Uh, allora. no, no, uh, non prendo, uh, forse anche la propulsione verso il cambiamento, perché me, questa è una situazione in cui, specie durante il lockdown, ci si trova in una situazione molto statica. E, mh, chiusi in casa, sempre nello stesso posto, sempre a fare le stesse cose. Mentre per una, per una donna, la donna, il cambiamento fa parte della sua, più, più della sua biologia che rispetto all'uomo. No, anche la, la nostra biologia è un continuo cambiamento, fa, pensa solo ad una gravidanza. E, e quindi questo momento di quasi totale staticità è ancora più quasi innaturale. Ok. Eh, facciamo solo un una, poniamo un'attenzione proprio molto, molto molto specifica, proprio tanta accuratezza a non, a non confondere ciò che accade tra ciò che è determinato. Nel senso che noi tendiamo un po' a fare questo, no? Siccome le cose accadono in un certo modo, pensiamo che siano, sia l'unico modo in cui può accadere, non credo che dipenda esclusivamente dal fatto che noi siamo più soggetti al cambiamento. per quanto sicuramente sia più evidente in certe fasi della nostra vita il cambiamento a cui siamo soggette, credo che siamo più eh, identificate in una certa posizione rispetto agli uomini e questo socialmente ci porta a essere più propense, come anche tu dicevi prima, a poter per esempio esprimere anche con altre persone quello che noi stiamo eh, vivendo anche dentro di noi. Prima parlavamo di stress rispetto al trauma. È stato un trauma il Covid, è stato soltanto un evento stressogeno. Allora, tutti gli eventi stressogeni sono potenzialmente anche traumatizzanti. Dipende da che cosa, secondo voi? Cos'è che fa sì che un evento molto forte possa trasformarsi in qualcosa di traumatico, ovvero di qualcosa che eccede, va oltre la capacità di una persona di farvi fronte. Quindi la sua capacità di resistere al colpo. Provate a pensare come a un colpo in macchina, no? Che cos'è che fa sì? che io riesca a resistere, secondo voi, e che quindi quell'evento non sia per me di rottura, non costituisca un punto di rottura, ma invece costituisca solo, una, solo, tra virgolette, una sfida, un momento difficile, una fase faticosa della mia vita, ma non un trauma. Vai. Esatto, la, la, la capacità di poterlo gestire, la capacità di poter reagire. Ovviamente questo richiama anche cosa? Alle nostre risorse, quindi a quelle competenze che abbiamo appreso nel corso del tempo, nella nostra storia personale, fin da bambini e da bambine, e che possiamo mettere in atto, a cui possiamo attingere in momenti di particolare difficoltà. Tante più ne abbiamo e tante più ce ne ricordiamo tanto più possiamo far fronte anche a situazioni particolarmente difficili e quindi un evento che potrebbe essere potenzialmente traumatizzante, quindi un trauma che comporta tutta una serie di conseguenze. Raccontava Serena che eh, ci sono dei filmati molto, che mm, esprimono molto bene che cosa vuol dire, un, che effetto ha un trauma su una persona, su un individuo, su un essere vivente. Perché quando c'è un trauma, noi ci congeliamo delle volte, abbiamo bisogno di staccarci, come se ci staccassimo dal nostro corpo e rimanessimo un attimo ibernati, proprio, congelati. Allora ci sono per esempio dei filmati che mostrano questo negli animali: ce n'è uno per esempio molto interessante, in cui, molto illuminante da questo punto di vista, in cui si vede una gazzella che corre felice, c'è un ghepardo che la rincorre. La prende, la atterra. In quel momento arrivano dei perdonatemi, probabilmente gli animali non sono proprio questi: proprio meno diciamo, immaginatevi la scena, ok? Dei babbuini, scimmie, okay? che si muovono e lo rincorrono, Rincorrono vanno verso il ghepardo. Il ghepardo guarda la preda, guarda i babbuini, guarda la preda, guarda i babuini dice: Beh, meglio che non mangio ma che vivo, e quindi scappa. In quel momento, la gazzella, che è per terra, viene zoomato, e i babbuini vanno dietro al ghepardo. Lei rimane per terra, sembra morta, ma sembra morta vuol dire che zoomando non respira, la pancia è ferma, finché non è sufficientemente al sicuro da rialzarsi e correre felice. Questo succede anche a noi quando siamo di fronte a un trauma, cioè ci congeliamo. Quando i bambini sono molto piccoli, e questo è un racconto che spesso arrivava durante la pandemia, invece hanno un comportamento che i genitori dicono come è iperattivo non sta un attimo fermo. Che in realtà è, si dice disorganizzato, cioè non sanno dove andare. Avete presente come la pallina del flipper che va da una parte all'altra e rimbalza? Ecco, questa è la reazione che i bambini hanno di fronte al trauma. Invece di ibernarsi, loro impazziscono. Allora, noi abbiamo delle risorse per far fronte a questo e le impariamo piano piano. Quello che vorremmo fare stasera è provare a esplorarle con loro, a capire con voi quali sono state le vostre durante questa pandemia, perché anche voi avrete attinto a qualcosa, no? Avrete sperimentato qualcosa. Allora abbiamo provato a pensare a un gioco, giusto? Sì, ma prima di fare il gioco, guardiamo che cosa il ha evento. prodotto Jacopo finora. Jacopo, se ci sei, zoom a meno. Raccontaci. Vabbè. Sì, raccontaci un po' quello se che vuoi è il raccontaci, flusso. ma un po', un po' vediamo. Ci sei? No. no, parliamo noi. Allora, lui è partito <ride> parlando di di cos'è, cos cosa vuol dire stress, degli stimoli che possono portare a stress, che se sono troppo nocivi o inaspettati, come dicevi, possono causare un punto di rottura. Poi ha sintetizzato, ha, ha, ha evidenziato il fatto che effettivamente ci sono delle differenze tra eh, ragazzi e ragazze, uomini e donne, nel gestire que questo, questo stress, nel, nel chiedere, chiedere aiuto... aiuto. E, e poi mh, ha messo in evidenza il fatto che stress e trauma, cioè uno stress non è detto che sia... Veramente difficile da superare, finché fin tanto che non, non costituisce un trauma e là forse magari un attimo ci blocchiamo per riorganizzarci, facciamo le gazzelle e, e dopo quando il pericolo è passato, il pericolo stressativo, stressogeno è passato, poi un po' ci riprendiamo. Però mentre la gazzella ha imparato che eh, se sta mezza morta, poi il pericolo se ne va, forse noi non possiamo proprio metterci là mezzi morti proprio come la gazzella, dobbiamo avere delle risorse diverse. E, e quindi adesso vediamo quali possono essere queste risorse, giusto Laura Pomicini? Allora, avete, quando siete, vi siete registrati, vi hanno dato, registrati e registrate, vi hanno dato una busta con delle lettere, giusto? Allora, l'idea era questa, di provare a vedere, a pescare quelle lettere e proviamo a comporre una parola, una piccola frase data da due parole, ok? Non in italiano, diamo tutti gli indizi così vediamo se riescono a, a seguirci, poi a comporla. Allora, l'idea è questa: vi chiederemo di pescare quelle lettere. Io vi dirò una lettera alla volta. E vi chiederò a chi ha voglia di farlo di provare a raccontarci a quali risorse ha attinto durante il periodo del lockdown. Quindi oh, durante la pandemia o stress, anche in altri forse. momenti della propria vita di stress, giusto? Suggerimento prezioso. Ok? Allora, la prima lettera è la S. Quindi, chi di voi è la S e ha voglia di farlo? ci racconti come ha gestito, a che risorse ha attinto in quel momento o in un altro momento della propria vita. Subito una mano. Grazie. Eh, io per esempio durante il primo lockdown mi sono dedicata molto alla cucina, a cercare di mangiare molto sana. Uh, soprattutto appunto anche preparare piatti che magari prima, data dallo stress del lavoro e tutto, magari non riusciva a fare, come non so, frullati o qualsiasi cosa. Ma la cosa che più di tutto mi ha colpito e che ancora adesso faccio è la, la cosa di voler sempre preparare dei cibi che sono molto: dei piatti che sono molto colorati, no? Che quindi magari abbiano appunto, non so. Il rosso, il verde, il giallo, come se quei colori in qualche modo mi rendessero una persona un po' più armoniosa, no? un po' più. ecco. felice, ecco. Molte, molte grazie. Quindi mangiare bene, ma anche nutrirsi con lo sguardo, ci dici, giusto? Prendersi cura di sé anche attraverso una buona alimentazione, che però prima di nutrire il corpo, diciamo così, nutre la mente, giusto? Ok, un bellissimo esempio, grazie. C'è Qualche altra S? Se ne va. Le S se ne vanno. <ride> un S che scappa? <ride> o che si alza? No, mi sono dimenticata di presentarvelo prima. So, mannaggia. Un altro ospite che avremo noi questa sera è eh, William Bongiovanni, che è un musicista, musicista, come si può ben vedere dalla chitarra, è un musicista emergente di Messina. E lui fa musica molto variegata, la sua è un'arte molto variegata, e in più è un musicista scienziato, questa cosa è molto affascinante. Il suo nome d'arte è Scatal, quindi se volete andarlo a cercare su YouTube o su Spotify, è Scatal. E la cosa che mi ha molto incuriosito e piaciuto quando ho guardato il suo sito internet è che c'è questa frase che che la vedo bene sia in campo artistico che scientifico nei limiti della creazione non nei limiti della messa in pratica che è, eh, non c'è limite a ciò che può essere creato ho detto giusto? esatto benvenuto sì. William grazie esattamente così eh, se posso intervenire anch'io eh, riguardo... eh certo devi e poi <ride> ci canti <ride> giusto? esatto eh. proprio a proposito di questo no? eh, la musica per me in quarantena ho iniziato, e, cioè, ho iniziato a fare le cose un po' sul serio, quindi ho cominciato il canale tutto, e tutto, e la canzone che vorrò suonare eh, è stata scritta proprio in quarantena per esorcizzare un po' il mio stato d'animo, no? quindi ho sfogato e, e niente, mi serve ogni volta quando ho un periodo di stress penso a quel, a quel giorno in cui ho scritto e sto molto meglio in effetti sì quindi quindi ci fai passare il stress a tutti ci suoni qualcosa no, e noi ne abbiamo bisogno anche. quindi contiamo <ride> su Prodo. di te va bene ha un titolo Sì, questa si chiama life never ends ok un applauso di incoraggiamento grazie Okay yeah. Life never had It's waiting to begin. It's waiting to begin. Life never ends. It's waiting to begin. It's waiting to begin. And I watch you do? I wonder if we do the same. Only gravity. tocca, ti giuro, bravissimo. Grazie mille. Bravissimo. Grazie. E poi parlando con William in laboratorio, perché William è uno scienziato, come ha detto Luisa, abbiamo scoperto che tanti ragazzi in laboratorio hanno usato la musica in realtà e usano la musica. Quindi, questa forse è una delle risorse che potremmo consigliare. Ma fa bene solo scriverla come lui, perché arrivare al punto dove dove William per riuscire a, a trovare soddisfazione dalla musica e non, è, non è banale, quindi possiamo, possiamo usarla anche noi come risorsa, noi che facciamo altro. Assolutamente sì, dobbiamo pensare che la musica, quando c'è un evento stressante, un periodo stressante, oppure appunto un, un trauma, eh, cosa succede? Cioè è come se ci fosse un, una grande confusione dentro la nostra testa, no? c'è un bellissimo libro che si chiama Il corpo accusa il, cor, il colpo, che proprio spiega come... Nel nostro corpo accadono delle cose quando c'è un evento stressante, ancora di più quando c'è un trauma. La musica cosa fa? Regola, in qualche modo dà una regola, ci permette di eh, riacquistare un, una centralità in qualche modo. Quindi, sì, assolutamente sì, ascoltiamola, quella che, che ci piace. Se poi abbiamo la fortuna come William di poterla produrre e anche comporre, ancora meglio, però abbiamo ancora più soddisfazione. Però possiamo ascoltare lui intanto, se non altro, così ci rilassa sicuramente, no? Grazie, molte, molte grazie. Poi come sfida per uh, i prossimi mesi, giusto per rilassarlo un po', gli abbiamo anche affibbiato il compito di inventarsi qualcosa di musicale per uh, che lanci dei messaggi di prevenzione, di stili di vita che ci aiutano. Di questo par no, no, parleremo. No, di sì, <ride> no, noi ci contiamo. <ride> Sentite, andiamo avanti. La prossima lettera qual è? La T. La T. Come dicono le maestre, se no mi sgridano la T. Qualche tu vuole condividere? Un'altra Vai, dici! Aspetta che arriva il microfono. C'è sempre cercare l'aspetto positivo delle cose, no? Anche nel momento peggiore del Covid, così. Secondo me all'inizio c'è stata cosa che mancava da decenni, una condivisione tra persone. Abbiamo riscoperto il vicino di casa, quello che abitava di fronte ci si salutava, si ascoltava la musica insieme dalle finestre e purtroppo è durato un niente. E per me, quello è stato un grande aspetto molto positivo del, di questa pandemia. E purtroppo ormai. Quindi forse, forse la capacità di trovare aspetti positivi anche negli eventi che, che ci stressano, che ci possono sembrare come negativi. Sì, e poi penso che il, il, il fulcro sia la relazione, no? in qualche modo il fatto Stato, di, sarei, cioè, eh, fino di essere riportati l'uno dall'altro. Fino al giorno prima altro. ci si incontrava per le scale o per strada e si faceva fatica a salutarsi, no? E poi dal giorno alla notte si è iniziato. Tutte le bandiere di fuori, la musica di fuori, ci, ci, ci si salutava dai balconi, eh, con la nostra mh, vicina di casa abbiamo bevuto il caffè in terrazza, ognuno nel proprio terrazzo. Queste no? e... sono nate quelle iniziative tipo, tipo ti vado a fare la spesa? Sì, sì, che, sì per... che sono alla base dei rapporti umani, che mh, sono andate negli anni via via scomparendo, poi d'incanto si sono riaccese e poi piano piano abbiamo ripersi. Questo era un, per me un grande aspetto positivo di questa situazione negativa e adesso è diventato nuovamente molto negativo perché l'abbiamo assaggiato ma no, non abbiamo continuato a gustarcelo. Quasi, ecco. quasi più negativo perché sai che altro? Sì, assolutamente sì, perché una volta che hai assaggiato qualcosa che ti piace poi continui a mangiarlo. No? Invece... Beh, potrebbe essere una, nella nostra to-do list no? continuare. Continuare, continuare a avere relazioni sociali, effettivamente sono uno dei principali, uh, delle principali discriminanti tra chi riesce a rispondere in un certo modo agli eventi stressanti che si trova di fronte oppure ne viene impattato in modo diverso, avere qualcuno che ti supporta e che lo fa nel modo utile per te, non per sé, ma per te è qualcosa di assolutamente determinante nel farti stare meglio. Ma ci sono degli studi che hanno dimostrato, per esempio, che nel corso della pandemia chi aveva amici, chi ha un carattere più aperto, ha una socialità anche superiore, anche perché penso che eh, la condivisione del problema sia già mezza soluzione, no? Ecco perché vado dal Ma la mia domanda psicologo. era se uno invece ha un carattere chiuso, fa fatica, cioè si deve sforzare di comunicare o invece, o invece no? Tu come psicologa cosa consigli? Eh, è un che po' domandona però, eh, così mi viene un eh, po' di stress no, anche a me. Amavo. Allora, eh. <ride> no, sapete, Ammettiamo in realtà la, la parte più difficile de, del mio lavoro e anche la più bella, è un po' muoversi come equilibristi, no? forzare qualcosa non è mai utile perché diventa artificiale e provate a pensare, avete presente quando non vi si apre qualcosa e voi provate a forzarla, forzala poi si rompe, cioè se, se non, è, non lo state forzando nel modo giusto, non lo sta, non state muovendo nel modo giusto, cioè funzionale a quella cosa, rischiate di romperla. Certo, non è che poi lo potete lasciare chiuso se vi serve aprirlo, però bisogna trovare il modo per aprirlo senza romperlo. Quindi, con calma e nelle modalità corrette. Per esempio, una persona che è abituata a stare sola in questo periodo può, può aver mh, gradito e può aver tratto giovamento dal fatto che magari, per esempio, interagiva con chi gli portava a fare la spesa. Quindi era una, una piccola abitudine a interagire con qualcun altro. Che pian piano abitua a. Prima qualcuno parlava dell'intelligenza di quella che si definisce l'intelligenza emotiva, imparare a esprimere le proprie emozioni e a riconoscerle nell'altro. Non è che noi una mattina ci svegliamo, impariamo a farlo e diciamo tutto quello che ci passa per, per, per dentro, dimettiamola così. Però è qualcosa che possiamo iniziare a fare piano piano. Allora magari lo facciamo prima con le persone più vicine, poi con quelle un po' più lontane, come fossero dei cerchi, no? Pian piano ci allarghiamo finché riusciamo a farlo in modo abituale, diventa qualcosa quasi di spontaneo. Questo vale un po' nello stesso modo. Ci Quindi non esistono, non esistono le persone, ci sono persone che ti dicono ma io sto bene con me stesso, io non ho bisogno di tanti amici, invece è una maschera, oppure ci sono veramente persone che sono felici così secondo te? O eh, è difficile, no? Perché proviamo a pensare, <ride> la, la realtà non prescindere da chi lo osserva, no? Per cui io posso dire sono felice così, come faccio io a metterlo in discussione? Posso dirvi che, ecco, questo sì... Che gli studi dimostrano, quindi basandoci su dati, che forse a me a, a volte mi un un'ancora a cui aggrapparsi, no? Ci dicono che il supporto sociale, quindi avere qualcuno a cui appoggiarsi è sempre, sempre, costituisce sempre un fattore preventivo per l'insorgenza di qualsiasi tipo di problematica sociale o psicologica. Di conseguenza mi viene da pensare che se non altro, finché forse tutto va liscio può anche andare bene, però poi se le cose ne girano un po' male. Probabilmente. Sì, sempre meglio avere un amico in tasca. Sempre meglio avere un amico in tasca, anche accanto seduto dai, se non in tasca. Mm? Senti, ieri abbiamo parlato di sonno e, e insomma è emerso che... Allora, per dire la verità, abbiamo sondaggiato il pubblico, abbiamo chiesto hai avuto problemi di sonno durante la pandemia? La maggior parte della gente, gente noi ha detto due. no. <ride> e noi siamo rimasti, cioè, io sono rimasta malissimo perché per me è stato un trauma la parte sonno eh, ma il resto del pubblico no, però il Pierluigi Dolso che era il nostro ospite di ieri ha detto che effettivamente ci sono stati un sacco di problemi legati al sonno. Allora dico, cioè nel senso questa cosa per me è stata stressante, ma non sono mai riuscita a ritornare indietro, cioè è una cosa continuativa. Cioè, Ritornare indietro mi aiuterebbe in qualche modo O ormai sono così, devo riuscire a gestire quello che sono allora, adesso Facciamo che tu avevi la lettera I così Diamo un'altra lettera <ride> perché altrimenti I. non ci arriviamo alla fine della frase Quindi no. questa valeva come I Come I, valeva come I Allora il sonno, il sonno si è alterato o il sonno? Quanti, a quanti si è alterato il sonno? Provate ad alzare la mano Quanto avete cambiato le routine del sonno? Anche voi 3, 4, 5 come avete fatto? 6, qualcuno no, sì, sì. <ride> E siete tornati indietro per rispondere alla domanda di Luisa, siete riusciti sì. poi a ripristinare la vostra routine, di... io faccio outing non sono una, una buona rappresentante perché io dormo pochissimo, dormivo pochissimo prima, ho dormito poco durante, dormo poco adesso per cui non sono la migliore rappresentante però in realtà il sonno è una delle nostre regolazioni no? una delle, della, delle modalità attraverso cui noi potevamo in quel momento stare un po' meglio, in equilibrio se mantenevamo le routine no? questo si faceva per esempio si, si dava come indicazione ai bambini alle bambine agli adolescenti Piccolo inciso, i nostri adolescenti che venivano, vi sarà successo di sentire, no, dorme tutto il giorno, non riesco a farlo alzare dal letto, nemmeno per fare la DAD, la famosa didattica a distanza. Qualche volta era pigrizia, come a volte i genitori dicono, tante altre volte era frutto di quello di cui stiamo parlando, dello stress, dell'impatto emotivo e psicologico che quell'esperienza quell che stava vivendo dove tutto veniva decostruito, no? cioè tutti i punti di riferimento. Provate a pensare di essere in giro, che ne so, a me piace andare in montagna, di essere in giro in montagna, ad un certo punto non avere più alba totalmente di dove siete. Provate a pensare quanto disorientati siete nell'essere collocati, presi, messi in un posto dove non capite niente. Ai ragazzi e alle ragazze è successo questo, no? perché la maggior parte di noi adulti continuavamo a lavorare, magari da casa, quindi dovendo un po' cambiare di coordinate ma tanti noi uscivano, andavamo a fare la spesa, insomma tante cose le continuavamo a fare. Ragazzi e ragazze spesso sono rimasti in casa per mesi, proprio, proprio chiusi in casa. È vero che noi abbiamo visto l'interagire no, con l'esterno, però chiusi in casa, per cui cambiano veramente le coordinate e non avevo nemmeno avuto la possibilità di sperimentare quelle cose, quelle abilità, quelle skills come si chiamano, che sono tipiche di quell'età, cioè le stanno imparando, per cui se non le sperimento... Non le imparo, non le metto a prova, per cui non le imparo. Tra queste anche avere una routine, no? Per esempio? Imparare ad avere un, un a prendersi cura di sé, no? Facciamo che questa è la L, per esempio. A prendersi cura di sé, ad avere una, una routine giornaliera, in qualche modo, no? E, e quindi cura di sé, cura anche del sonno, dell'alimentazione come è venuto prima fuori. E c'è una cosa che l'ho accennata ieri, perché um, a me per esempio durante la pandemia è successo che mi dicono che di notte mi accarezzo da sola, da, da quando è successa questa cosa. È patologico? C'è un perché? <ride> uh, è, fa, faccio bene a farlo? Sapete che ai bambini, veramente anche i psicoterapeuti, insegnano, insegniamo, le bambine e le bambine? Per gestire da soli i momenti di difficoltà si insegna l'autoabbraccio. In realtà è una piccola parte dell'MDR, che è una tecnica che si utilizza, terapeutica, che si utilizza proprio per eh, far fronte a, alle situazioni stressanti, e l'autoabbraccio è braccia incrociate e si batte in modo alternato, su una, da una parte all'altra. Fate sì, sì, ma pensavo che mi sono un po' tipo avvolta, ma non, non, non trovavo grosso Giovanni. Così, così. Com'è così? così e mi batto anche. Si sì, è alternato, però così ti metti lo stress ancora di più. Oh, aspetta, <ride> aspetta. In modo ritmico, bravissima. William, il, il modello, abbiamo il modello, la modella. sarebbe più bravo, secondo me. Ah, sicuramente sì. Aiuta questa cosa? Questa Beh. cosa è autoregolante, no? In qualche modo ah. manda un messaggio al cervello di integrazione. Perché il trauma cosa fa? Spezza, no? E quindi è come se io stessi mandando un messaggio di rassicurazione al mio cervello, gli dicessi stai tranquillo, va tutto bene. Questa è una cosa che per esempio si insegna, l'autoabraccio, io posso applicarlo in qualsiasi momento, no? salvo che mi prendano un po' per matta però voi dite me l'ha detto una, una volta, una sera, sono andata a un talk, mi, hanno, mi ha detto così e io lo faccio. È una cosa che serve che aiuta molto a tranquillizzarsi. I bambini lo fanno con molta più disinvoltura dei grandi, noi gli diciamo l'abbraccio e la farfalla, perché sembra un po' una farfalla. Ed è qualcosa che effettivamente permette di Quindi prima di un esame universitario... E vieni bocciato subito. Il prof si affaccia, ti chiama e dice te via. Zacchigna, bocciato. Ormai. Ormai, no. Andiamo con la prossima lettera. Siamo arrivate, S-T-I-L-L. La E, dai E. Perché manca dieci minuti. Dai. E. Niente. La dietro. O là, E. Vabbè, tanto <ride> eh, grazie intanto per la condivisione di contenuti. Grazie. Per, qua a te. <ride> per quanto mi riguarda, ehm, ho vissuto soprattutto il primo lockdown ehm, a casa con la mia famiglia e è stato un momento di vivere la quotidianità ehm, con delle situazioni di. Condivisione di attivit fare attività con la mia famiglia eh, oppure seguire tipo le lezioni a distanza quindi cioè, diciamo che a parte il fatto di dover stare a casa eh, come imposizione, però era più un um, cioè inizialmente un modo di viverla in questa maniera qui, eh, poi in realtà è diventato un vivere la quotidianità con una situazione tipo di pandemia in corso. Mm -hmm. Quindi un po' la condivisione di cui parlavamo prima, le relazioni, il okay. fare insieme, attività, giusto? Sì, mm -hmm. oppure vivere la dimensione tipo individuale, seguendo le lezioni okay. e lo studio, coltivando tipo interessi come la lettura, la cucina, la musica. Ok, prendersi cura dei propri spazi quindi, in qualche modo, di appropriarsi qualche volta, no? di spazi che a volte non c'erano prima. Mm -hmm. Molte grazie. Lei, la la e. quindi siamo alla N. 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 Va bene uguale, tanto Vai. nessuno lo sa che, che lettere hai. Va bene, va, bene, va bene. No, semplicemente volevo dire che come mamma di adolescenti e insegnante di adolescenti, che si rivolge ad adolescenti, vorrei spezzare un, una piccola lancia a favore della, di internet, di questi supporti informatici, che in qualche modo, per quanto deleteri possano essere, in quel momento credo, credo che abbiano salvato, tra virgolette, tanti adolescenti. Mia figlia è riuscita a mantenere i contatti sociali con, i, con le sue compagne, pur essendo rimasta in casa per mesi e mesi, grazie al suo, ai suoi Whatsapp e al suo telefonino. Quel telefonino che ahimè fino al giorno prima del, del lockdown, io continuavo a volte se, a dire sempre no, la sera no e, e se non fai i compiti no e così le solite cose che giustamente noi mamme e noi genitori facciamo. Io da quel momento le ho lasciato il cellulare perché sapevo che tramite questo cellulare lei avrebbe, avrebbe mantenuto la sua, il suo essere adolescente in qualche modo, visto che le era stato tolto tutto il resto, dalla, dalla scuola, allo sport, a tutto quello che gli adolescenti fanno. E vedo che, che lei ha mantenuto che sono riusciti a mantenere quei rapporti finti per quanto possono essere, non so come dire un po'. Però sono riusciti a mantenere questo rapporto. Infatti, lei ancora oggi, pur essendo andando a scuola, anche se con didattica un po' mista, un po' in presenza e un po' a distanza, il pomeriggio fa le videoconferenze e studia insieme alle sue compagne. E, mentre come, adolescente, cioè come, come genitore, anzi come insegnante che si rivolge ad adolescenti, ho visto che soprattutto nel primo lockdown, eh, la, la DAD abbia dato la possibilità a questi ragazzi di ritrovare quella quotidianità in un mondo che all'improvviso era scoppiato completamente, che aveva mandato in tilt tutti i punti di riferimento, la DAD il fatto di poter stare anche se davanti a uno schermo però sentire e vedere il proprio insegnante che in tutti i modi cercava di raggiungere questi ragazzi anche soltanto emotivamente, beh credo che abbia, sia stato fondamentale con tutti i limiti che la DAD ha e che io come insegnante non, la, non vorrei continuare già da domani tornerei completamente in presenza, oggi siamo un po' in presenza, un po' a distanza, però credo che in quel momento sia stato importante e noi, e noi insegnanti ed educatori, quelli, quei ragazzi non li abbiamo persi completamente, per me è stato fondamentale. Perché è vero che i ragazzi licei o anche università non è che ci siamo molto occupati di loro nella gestione no, della molto pandemia. molto poco. Molto poco anche perché un po' all'inizio abbiamo dato per scontato che loro erano quelli meno colpiti, no? In qualche modo, perché appunto, Anzi, un po' perché c'erano accusati anche, no? di avere sì. comportamenti poco opportuni. Sì, anche un po' di adesso uso un termine forse inappropriato, un po' di approfittare la situazione proprio perché la dad la fai da casa e quindi in qualche modo è più agevolato, no? Per alcuni c'è stato anche tanto questo da, da parte di per i più piccoli è stato diverso. Grazie del, del tuo contributo, ci permetti di, di dire che, come tutti gli strumenti, a seconda di come vengono usati, possono aiutare o meno, ma di dire una cosa importante, no? Che, che forse lì non, non siamo stati tutti e tutte capaci di fare, nel senso che una cosa utilissima per una risorsa utilissima è, è definire gli spazi, no? Cioè, no non c'è niente di sbagliato nel usare il telefono per comunicare, mi sa che tutti noi lo facciamo. Vedo che tutti voi non ce l'avete in mano in questo momento, questa è una cosa fighissima da, da osservare da di qua. Però è vero che lo usiamo molto spesso, il fatto è che se poi sto a cena con la mia famiglia dovrei metterlo via e non usarlo, no? Così come posso scegliere, per esempio in quel periodo o in altri momenti eh, simili, poteva essere utile limitare le fonti di informazione. Noi siamo stati bombardati, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, sono, non ci abbiamo proprio pensato, i bambini e le bambine, sono stati bombardati da immagini a cui... Qu questa è nel limitare le fonti di informazioni, altra risorsa. Bravissima. Siamo stati bombardati. No? Proprio facciamo NG e J <ride> <ride> perché siamo tardi, non ce la possiamo fare, altrimenti, poi vediamo se avete tenuto a mente le lettere. Che parola usiamo alla fine. C'è eh, Jacopo fine. che si aiuta ci aiuta lì, sì, aiuta, i denti. Sì. <ride> L'idea è quella: no? di poter dire: guardo fino ad un certo punto. Quindi decido che guardo soltanto una volta al giorno quella specifica fonte di informazione per non essere completamente invasa in qualsiasi momento da. da tutto quello che ci veniva detto, no? Questa è una cosa che, per esempio, dovremmo imparare a fare, quindi limitare quello che, che tu dicevi, no? E, e sono utilissime come fonti, basta riuscire a limitarle nel, nel, nell'utilizzo. Prego. No. Facciamo no. anche quella dopo. Abbiamo, siamo eh, siamo la, G, J, la J, la J. J. facciamo che sei la J, vai. Guarda che ce l'hai, perfetto, vai. Dici. Aspetta che arriva il microfono. Eh, beh, a parte l'iniziativa musicale culinaria, eh, ho partecipato ad una serie di incontri durante l'estate, eh, perché c'era il Science Festival, eh, e in particolare mi ha colpito una mostra di vari artisti, anche locali, eh, i quali hanno durante il lockdown, chiusi in casa, hanno trasformato in un impulso dolce amaro eh, di immagini e colori eh, e, e, tra, non solo eh, in opere di arte, di pittura ma anche di scultura eh, anche di, di anche componimenti nel sottofondo della mostra c'era una musica che, era, che era sia be molto bello, molto armonico ma anche un po' inquietante e io mi sono Veramente trovata meravigliata su come molte persone hanno proiettato su, in un modo o nell'altro, anche tramite colori, tutto questo caos. Non erano opere, sai, quelle classiche, quelle armoniche, erano tutte un po' quasi disastrate, però ev evocavano molto lo spirito del tempo. Ok, quindi anche l'arte, in, in qualche modo a cui sei stata esposta, è stato bello in quel momento lì. È stato qualcosa di, di, di bello da, da vivere, di cui fare esperienza. È stato un altro linguaggio. È stato un altro linguaggio che esprimeva qualcosa che sentivi dentro che si sentiva dentro in quel momento. Anche questo, no? l'espressività, la creatività, facciamo la o, la o. Siamo a questo punto e penso che la, la Y sarà la mia sintesi. Sì. Quindi una buona con idea, e poi siamo arrivati a conclusione, Vai. Vai. Visto che abbiamo poco tempo, vado dritto al sodo. Secondo me, boh, io ho una storia d'amore con lo stress, quindi non sono forse la persona più adatta per parlarne. Eh, secondo me, aiuta molto avere progettualità: nel senso che lavorare sul domani è in assoluto una cosa che se uno gli è rimasta l'energia di farlo, perché poi sono livelli e livelli di stress, però lavorare sul domani, avere dei progetti ti aiuta. Noi dovevamo comunque. organizzare Science in the City e ci siamo arrivati completamente rilassati. <ride> quindi progetti non troppo stressanti però possono aiutare grazie, grazie mille facciamo una sintesi con la Y che dite, così fi finiamo Dai, questa. E voi così vedete quello che abbiamo scritto, ci aiuta il nostro Jacopo Jacopo, riuscite a vedere quello che è venuto fuori dalle nostre lettere pescate una doppia un L Jacopo, metti una doppia L all'ultimo Arriva la doppia L. Arriva la doppia L. Leggiamo L di Luisa. La leggiamo insieme. C'è scritto, in <ride> scritto stile enjoy, no? Continuiamo a, a godercela. enjoy è una parola che a me piace tantissimo perché rende in italiano, tradotta in italiano non rende allo stesso modo, è qualcosa per dire proprio goditela, no? In qualche modo. È, è curioso usare questo tipo di frase alla fine di un intervento in cui si parla di stress e trauma e di covid. verrebbe da dire cosa c'è da godersela. Abbiamo visto che siete stati capaci di tirare fuori tante cose, no? Volendo riassumere. Il fatto di prendersi cura di sé, di avere per esempio una corretta alimentazione, un corretto ritmo del sonno. Luisa l'ha perso, non lo prende più, ma noi ci speriamo sempre. Eh, avere la possibilità di fare delle pratiche per sé, non è venuto fuori, però, per esempio, ci sono tante persone che hanno fatto attività fisica, meditazione, yoga, eh, tutte quelle cose che ci centrano e ci mettono in contatto con il nostro corpo. Tutta la parte è dedicata al riacquisire una qualche forma di controllo in un momento in cui sentiamo che lo stiamo perdendo, no? Questo può succedere in tutti i momenti in cui appunto siamo di fronte a qualcosa di inaspettato. Allora lì è molto importante fare quello che diceva il, vostro, il nostro amico qui, no? Ci ha detto progettare, il fatto di poter pensare cosa fare, pianificare. Pianificare a volte può voler dire a lungo termine, per il prossimo anno, per il prossimo Science in City, oppure può essere la giornata, di, di, di definire che faccio una cosa in quel momento, poi ne faccio un'altra, poi ne faccio un'altra. Abitare gli spazi, non, è, non ne abbiamo parlato, ma anche questo è molto importante. No? Quando si sta in uno spazio è importante abitarlo nel modo migliore possibile, per esempio. Dividere no, i contesti, quindi in un posto faccio una cosa e in un altro ne faccio un'altra, non mangio in camera sul letto perché mangiare lo faccio in cucina, sul letto ci dormo. Questo è qualcosa che ci può permettere di avere di mantenere il controllo in tutte le situazioni in cui ci sentiamo che lo stiamo perdendo. Questo vale adesso per la pandemia, ma vale per controllare lo stress e far sì che non diventi qualcosa di troppo faticoso per noi in tutti i contesti in cui ci possiamo trovare. anche Fuori dalla E mangiare pandemia, sul no? divano è come mangiare a letto. No, quello, ci piace grave, tanto, eh. Eh. Sì, quello si può fare. Quello è tollerato e ci piace tanto a tutti, per cui quello si può fare. <ride> Ma perché il divano è collocato come svago, per cui va bene mangiare sul divano, no? Non cose sane però, quello è vietato. Senti, sul divano non si mangia divano. cose sane. E mangiare a letto non va bene. Che messo a, al consiglio di ieri è mangiare sul divano seguito da pennichella. <ride> Ma non addormentarsi davanti alla tv, a meno che tu non sia veramente un po' rimbambito, allora va bene. Io ce l'ho tutte però. Va. <ride> Ce le ho tutte quelle che avete detto. Aspetta, aspetta domani e così fai l'unplanned di quattro serate. L'unplanned di quattro serate, assolutamente. Quindi quello è lo slogan che ci piaceva darvi, lasciarvi, no? Perché ne abbiamo parlato sempre in negativo e sempre la fatica che abbiamo fatto. Ci piaceva lasciarvi con l'idea di una possibilità. Perché è vero che le cose accadono, ma è vero che poi è tanto determinante è assolutamente determinante come le affrontiamo, come ci stiamo dentro, perché non possiamo sempre controllare quello che accade, ma possiamo sempre controllare come rispondiamo a quello che accade. Questo sicuramente sì. Grazie, grazie mille. Ringrazio voi tantissimo che ci avete seguito, mi è piaciuta questa, questa parte dinamica di noi e voi, questo è dialogo scientifico. Grazie, davvero grazie. Grazie ai nostri ospiti di oggi, quindi Serena Zacchini e Laura Pemicino. La, grazie appunto anche a chi ci ha seguito da, da casa, a chi ha risposto tra di voi con entusiasmo, non ho, guarda, non ho sbirciato se c'erano domande su Facebook, abbiate pazienza, eh, ma, ma diciamo che se, se, se sono cose importanti, no, sono tutte importanti, ma possiamo rispondere. Gra ringrazio tutti i partner del progetto Curiosa, quindi la regione Friuli Venezia Giulia che lo ha finanziato, l'ICGB che lo ha organizzato, l'Università di Trieste che ci ha ospitato e che, che ha collaborato mh, tutti questi anni. Ringrazio il Media Partner e RaiFVG, ringrazio di cuore, ma non avete mai idea di quanto è grande il mio cuore in questo momento, per tutti quelli che hanno eh, lavorato alla, alla realizzazione. Eh, mi sono emozionata perché è un ringraziamento sincero a tutti quelli che hanno eh, collaborato alla realizzazione di questi eventi tutti questi giorni. Oggi ancora una volta tutti hanno partecipato con entusiasmo, con voglia di cooperazione, quindi la regia, lo staff te tecnico, lo staff dell'università e, e lo staff di CGB, in particolare lo staff di CGB, Susan Babcic, Marella Prata, Diego Soldano, Claudia Lamacchia, Fabio De Pascale e Tiana Delic. Vi lascio con un invito perché Science in the City Young torna domani per l'ultimo appuntamento, sempre qui all'Università di Trieste, sempre online sulla pagina Facebook di CGB e sul sito internet di CGB, domani si parla di cibo e disturbi alimentari. Covid-19 ha dato una, uno schiaffo a un sacco di cose, abbiamo visto in questi giorni, ma anche ai pensieri relativi al corpo e al peso, al concetto di bellezza, al concetto di bellezza associato al cibo. Eh, però se volete saperne di più ci vediamo domani, eh, stessa ora, sempre quell'università. Adesso prima di, de, della parte aperitivo in attesa de, de, della stampa della mappa visuale eh, ascoltiamo ancora una canzone. William, hai voglia? Va bene, sì, dai. Sì, dai, mi sembra il momento rilassante, il tramonto, è il tuo momento. Ringrazio Bravo. ovviamente, ovviamente, ovviamente tantissimo anche William BonGiovanni grazie perché a è stato qua con noi oggi e che torna domani, vero William? Sì, certo. Certo, certo. ormai ci, ci siamo affezionati a te e ti, ti, ti sei affezionato a noi. Grazie per essere stato con noi e per aver condiviso questa tua strategia anti stress. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a tutti! Buona serata!